Savage è uno scrittore americano, ha oggi 75 anni ed è il fortunato autore di un bestseller chiamato Firmino, edito da Einaudi nel 2007, uscito negli Stati Uniti l'anno prima e diventato subito un fenomeno letterario, e che si è conquistato i favori del pubblico e della critica vincendo premi internazionali dopo una prima tiratura di solo un migliaio di copie. Cosa più curiosa però sono delle piccole, strane e bellissime analogie col suo cinema contemporaneo, perché il film Ratatouille del 2007, il classico di Disney Pixar, mostra proprio un protagonista, il topolino Remy, che come Firmino sembra solo in apparenza parlare a un pubblico infantile, ma che si erge invece a metafora di qualcosa di più profondo e che oggi merita una panoramica. Il motto del protagonista, il ratto Firmino, recita proprio così: quel che è buono da mangiare è buono da leggere. La lettura è un'autentica e profonda degustazione del linguaggio umano, piacere allo stato puro che coinvolge ogni livello della sensibilità e del senso, una forma di libidine che può attraversare gli stadi infiniti della gioia e della malinconia. Firmino, in particolare, non si giova del dono innato del linguaggio, è infatti un semplice topolino, ma per sfamarsi impara dalla tenera età a ingurgitare pagine di letteratura, negli anfratti umidi e desolati di una libreria. È così che sviluppa la sua ipertrofia lessicale e la capacità di tradurre esperienze e immagini in una prosa rigogliosa, tutta rinserrata nella sua mente. Che si parli di frenologia o di linguistica, di psicoanalisi o di classici russi, Firmino è una piccola Bibbia celata sotto le spoglie di un topolino. È un genio della semantica, dell'autocoscienza, dell'osservazione. Le strade di Boston gli paiono un gigantesco canyon di solitudine, le spogliarelliste del Casino Theater, la casa del prurito, chiarirà l'autore, angeli impalpabili. Si lega in realtà il topolino a due esseri umani, entrambi i quali vivono nel meraviglioso universo del libro, il negoziante Norman Schein e lo scrittore sfortunato Jerry Magoon. Due amori che si sviluppano nel segno dell'abbandono, il primo per il tradimento di Norman, il quale proprio non si rende conto dell'eccezionalità di Firmino e vorrebbe sbarazzarsi di lui con del veleno per topi, il secondo per la scomparsa di Jerry. Amori entrambi nei quali il protagonista non viene veramente riconosciuto e apprezzato nella sua identità e che pur in misura diversa risultano univoci. Amori che sanno di solitudine fino all'ultima battuta e che strappano a Firmino un'amara intuizione. La differenza tra assumere una maschera, che è sempre occasione di libertà, e averla imposta, è la stessa che intercorre tra un rifugio e una prigione. Firmino canta uno stupore e un commovente filo diretto con l'essenza della vita, tale da lasciare senza fiato. Il tutto veicolato dalla potenza, dalla carica energetica, miracolosa forse, delle parole umane. Ma un altro topolino geniale ci aveva incantato nello stesso anno al cinema, anch'esso coinvolto nella sfera dei libri e del cibo, i libri di cucina, a essere più precisi, un'altra metafora nella quale si traduce il paradosso di essere unici, più speciali degli esemplari del mondo cui si anela, eppure invisibili, se non rifiutati con disprezzo. Si chiamava Remy, era firmato Disney Pixar ed era il protagonista digitale del fortunato Ratatouille. L'indomani è uscita la sua recensione. Per molti versi la professione del critico è facile. Rischiamo molto poco, pur approfittando del grande potere che abbiamo su coloro che sottopongono il proprio lavoro al nostro giudizio. Prosperiamo grazie alle recensioni negative, che sono uno spasso da scrivere e da leggere. Ma la triste realtà a cui ci dobbiamo rassegnare è che nel grande disegno delle cose anche l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio che la definisce tale. Ma ci sono occasioni in cui un critico qualcosa rischia davvero, ad esempio nello scoprire e difendere il nuovo. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazioni. Al nuovo servono sostenitori.
Ieri sera mi sono imbattuto in qualcosa di nuovo. Un pasto straordinario di provenienza assolutamente imprevedibile. Affermare che sia la cena sia il suo artefice abbiano messo in crisi le mie convinzioni sull'alta cucina è a dir poco riduttivo. Hanno scosso le fondamenta stesse del mio essere. In passato non ho fatto mistero del mio sdegno per il famoso motto dello chef Gusteau: chiunque può cucinare. Ma ora, soltanto ora, comprendo appieno ciò che egli intendesse dire. Non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque. È difficile immaginare origini più umili di quelle del genio che ora guida il ristorante Gusteau e che, secondo l'opinione di chi scrive, è niente di meno che il miglior chef di tutta la Francia. Tornerò presto al ristorante Gusteau, di cui non sarò mai sazio.